In un paesello è tempo di elezioni, c'è fermento e agitazione. Il candidato sindaco che ha guidato già il paese da oltre 20 anni è al lavoro per chiudere anche questa volta le sue liste. Il candidato sindaco prepara con fervore un efficace comizio. Il canile ha bisogno di nuovi pollai! È questo che non è stato capito in 20 anni! E ricordate, anche se senza non si può vivere, l'acqua se non la pagate ve la dobbiamo staccare, perché questa è la democrazia. Abbiamo provveduto e ci siamo riusciti a chiudere tutte le fontane pubbliche di questo comune, perché l'acqua è un bene prezioso e se è prezioso va pagato. Inoltre, sono stato accusato in questi anni di aver fatto favoreggiamenti alle mafie, ma santi Dio! Io ho accettato dei fondi che poi, dopo la costruzione dei grandi centri commerciali e hotel, io ho riportato al loro posto di origine, ovvero la regione e la provincia, li ho smistati così. Come vedete, non è più competenza del comune. Andate alla regione, andate alla provincia! Volevate una scuola? Benissimo! Sono 50 anni che i ragazzi chiedono una scuola, basta, non è possibile! La avrete! Se vi dico che la avrete! Basta! Io sto qui solo da 20 anni, datemi tempo! Ma se andate a vedere, sono state già scavate le fondamenta, quindi il lavoro è già avviato! Andate a vedere! Il problema serio è che in provincia ci sono i comunisti! E con i comunisti non si può ragionare, sono cocciuti! Ma non vi preoccupate, non c'è trippa per gatti! Dateci i vostri voti e avrete anche la scuola. Che poi onestamente non ho capito a che vi serve questa scuola. In questi anni con l'amministrazione comunale ci siamo adoperati e impegnati a costruire piazzette, bar, centri commerciali in soli 6 mesi e li praticate con orgoglio. L'amministrazione comunale è stata accusata in questi anni di non aver fatto niente. Ma vi sembra poco aver conservato tutto quello che era stato fatto in passato? Poi mi dicono che non mi vedete mai per strada, non mi vedono per strada, niente. Io sono sopra al comune a lavorare per voi, dalle 6 della mattina fino alle 6 della mattina. Ho dovuto approvare qualche appalto, perché anche i muratori che fanno questo duro mestiere devono lavorare. I soldi non vengono dal cielo, sarebbe troppo bello. Bisogna lavorare, bisogna fravecare, lavorare duro, fare il muratore, con dignità. E io ho sempre approvato e sostenuto i fravecai, i muratori.
ho dovuto, e di questo mi scuso, assicurare un vitalizio a una famiglia che è stata molto vicina all'amministrazione comunale, e mi perdonerete, spero, per questa mia debolezza. Voi sapete che io sono un buon cristiano. Mi avete sicuramente visto a tutte le processioni organizzate nei paeselli di questo comune, che è meraviglioso e stupendo. E mi batterò per creare una chiesa, e la intitoleremo ai santi Cirillo e Metodio, che si festeggiano il 14 febbraio, e me ne frego di San Valentino. Bisogna sempre mettere prima del Cristo i soldi! I soldi prima del Cristo è la stessa cosa! Veniamo adesso a un tema molto importante per il nostro comune. Noi abbiamo, e sapete bene, un castello che è bellissimo e meraviglioso, è molto vecchio. Sono rimaste poche pietre, e quelle poche pietre devono essere salvaguardate per favorire il turismo. Che ne volete fare voi delle Seychelles o le Bahamas? Verranno tutti qui a fare il turismo. E noi ci batteremo con l'amministrazione, ci siamo già battuti, e continueremo a farlo, perché questo castello lo vogliamo rendere abitabile, in modo che si può andare lì per fare la pasquetta, oppure si può andare lì per fare, non so, una gita scolastica con le scuole, oppure possiamo fare sul castello dei corsi di alimentazione, perché voi sapete benissimo che in questi anni sono cresciuti sopra il castello delle piante stupende, dei rovi meravigliosi! E i rovi me lo insegnano i contadini, io non lo so perché non sono contadino, mannaggia! Io non ho avuto la specializzazione del contadino, ma i contadini sanno che le more vengono dai rovi! I rovi danno le more, e le more sono dei frutti squisiti, meravigliosi, li mangiamo tutti davanti al camino a Natale! E così prometto questi posti di lavoro ai contadini, o aspiranti contadini, perché fare il contadino è un'arte. Non venite a chiedermi posti di lavoro, solo ai contadini, che è un'arte stupenda. Il nostro castello diventerà bellissimo e meraviglioso. Un'altra cosa che si potrebbe fare è quella di mettere sopra il castello una casa per anziani, una casa famiglia, una cosa del genere, perché si sta belli freschi. Sarebbe bellissimo fare tutto questo, ma non è possibile, perché noi aspettiamo i soldi della regione, anzi no, la regione ci aveva dato i soldi e dobbiamo recuperarli, perché li abbiamo persi giocando a poker e a stop. È 7:30. Ma non vi preoccupate, we are the champions! E io andrò di nuovo sul comune per tanti altri anni insieme. Mi avete sempre votato, votatemi ancora! Così promuoveremo una campagna verso la mummificazione del sindaco. Grazie per l'attenzione, vi chiedo un voto a famiglia, vi abbraccio! In modo che possiamo continuare a stare tutti insieme per l'eternità! Può andare? Vabbè! C'è un canto, un canto! Bravo, 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 buon signore! Ti chiederanno il bis! Bro, bro! Scusate, già sfugò. È grande, 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 bravissimo, bravissimo, bravissimo. È grande, grande, è grande, è un quadratello. Grande, grande, grandissimo, grande, grande, bravissimo. Oh.
Complimenti. Aggiungerei soltanto che sei grosso. Grazie. No, grazie, voglio. Li stenderemo tutti! Tutti, tutti! Grazie, grazie. Sei grosso, sei grosso. Sei grande, come ti appunto il suo coso, no? La mia nonna. Grazie. Ti appunto. Prego. È grosso, è grosso! Forza! Cosa ne pensi, cugino? Vai, vai, vai. Io penso che anche se l'impero romano è durato soltanto 20 anni, il nostro durerà nei secoli dei secoli. Amen. Amen, amen, amen. Viva l'impero! Cantiamo insieme! Accettami basta ragazzi, mettiamoci a lavorare seriamente. Seriamente. Prego, prego. Abbiamo dei punti da stabilire, Ciorno. E tu hai un'idea? Dobbiamo completare il programma. Forza. Secondo me manca qualche cosa. Io penso che... Pensi? Che sei bravo. Pensi. Sei un grande. Penso. Scrivo questo. Io dico cosa dici? Sono Crante. Grante. Grante, sei un dio, un padre eterno. Scrivi. Crante. Crante, con la... Su, grande. Grande. Maestro, un caffè. Siamo mandati tutte cose, ma mandiamo sicuro che sei... Professore, dobbiamo completare le liste. È vero, cavaliere. Allora va bene. Ma ti scordavo un mezzo. Facciamo giù di telefonata. Dai, non telefono. Ma quando te ne faccio io? Pazza. Facci. E chi è? Chiamo Alfredo. No, sta un altro partito, quel traditore. Il caffè. Ha cambiato partito. Il caffè. Adesso chiede sì, subito. Il caffè. Pronto? Alfredo, quanto tempo? Il caffè. Sì, sì. Vuoi portare un voto? No. Vuoi un caffè? Grazie, vieni, sì. Dunque, faccio... Abbiamo un caffè, no, devi portare i voti. Un caffè. Sono 20 anni che non ci sentiamo, sono 20 anni. Un caffè. Sì, sono 20 anni che non ci sentiamo, grazie. Vogliamo prendere un caffè? Sì, ma tu quanti ne porti? Il caffè. No, i voti. Ho capito. Ti vuoi candidare con noi, sì? E adesso stiamo, sì. Ti segni, Alfredo? Grande, sei un grande, un abbraccio in famiglia. Grazie. Un caffè? Ma che è? Ma qual è il caffè? Abbiamo preso il caffè. Il caffè. Un'altra persona. Chi ci sta? Chiamate io. Giuseppe. Pasquale, padre Giuseppe, abbiamo perso i voti. Pasquale. Yes.
Allora, facciamo, va bene così. Poi vediamo con calma di completare le altre liste. Cugino, conosci qualcuno? Io conosco. Sta suonando un attimo. Pronto, salve. Tutto bene? Sì, sì, siamo in tema di elezioni e stiamo presentando la lista. Ci servono dei candidati. Sì, sì. Vostro figlio è un disoccupato? Ah, benissimo. Mi richiama più tardi? Va benissimo, ok, ci vediamo per un caffè, ciao. Voglio alla TV. Va bene, aspettiamo questa telefonata, ma ci mancano solo 4 candidati. 4? Bene. Piano. Tanto i partiti si cambiano, che ne interessa? Hai un amico? No, sono sola. Hai un'amica? Sì. Dobbiamo trovare una donna che tiri! Forza! Mia sorella. Cosa fa tua sorella? Mia sorella è disoccupata. Bene, bene, telefono a un posto di lavoro, cosa sa fare? La telefono io, chiamo tua sorella. Ah, è laureata in lingue. Quindi cosa, sai fare la spazzina? Hai la laurea in lingue. Allora, è un posto sicuro, dacci un voto, una mano in famiglia. Te la passo, dille che grande vada a votare, va a votare. Maria sei grande, vota, mi raccomando, vota. Vota! Vota, ciao, un bacio. E vedi, abbiamo fatto un altro voto. Quanti, 0 voti? 2 voti. 4 voti. 4 voti? 4 voti. Quanti tieni in famiglia che votano? Guardi, un giornalista, chiamiamo un giornalista per il giornalista. Un giornalista per i sondaggi, Stiamo facendo troppe telefonate. Teniamo il giornalista, ecco, pronto. Più telefonate. Giornalista Bertinetti. Suona? Sì, pronto? Okay. Pronto, chiedo scusa, sono il candidato sindaco del comune. Sì, lei è giornalista? Sì, lei sta seguendo i nostri sondaggi, lo so. C'è qualche notizia, qualche informazione, la prego. Sì. A quanti voti siamo arrivati? Molti. 10? Sì. Sì, faccia qualcosa, per favore, faccia... Trucchiamo le elezioni, dai! Sì, quelle cose si può fare. Facciamo tutte le schede bianche, noi poi facciamo mettere... Abbiamo i nostri! Sì, tutte le bianche, le mettiamo tutte noi, sì. Sì, faremo così, grazie. Grazie del consiglio, molto gentile. Che ha detto? Noi abbiamo i nostri. Nelle cabine e cose, no? I presidenti di seggio. Sì, sì. Quando escono le schede bianche mettono a lui. Garanti. Ok. Allora ci sono altri voti. Oh ragazzi, mi sta richiamando. Caro! Ciao, amico mio! Sì, allora con tuo figlio com'è? Sì. È stato difficile convincerlo. Ah, accettato, bene. E quanti voti riesci a darmi? Ah, siete 4 in famiglia, più gli amici. Gli amici del campetto, buono. Va bene, ok, allora poi lo vengo a trovare, va bene? Ok, ciao caro, ciao. Sei amico a me, Ti penso sempre, va bene, ciao. A posto ragazzi, abbiamo i voti! Ce la faremo cugino! Ce la faremo e vinceremo!
E viva l'impero! Alleluia! Alleluia! Dedichiamo una canzone a tutti i candidati sindaco e tutti i consiglieri delle liste opposte e che vinca il peggiore! Abbiamo una riunione di gabinetto, dobbiamo scappare! Il gabinetto ci aspetta!